Il Milan segna ma non se ne accorge nessuno. Ecco l'azione della rete fantasma. Il tiro di Tassotti costringe Muraro alla parata e il portiere finisce ben oltre la linea. Neppure Battistini, che è molto vicino, reclama il gol. Forse non se ne è accorto. D'altra parte è Pasqua, vogliamoci bene. E così Milan-Ascoli finisce 0-0 in mezzo a molti sbadigli che colpi di testa come questo non riescono certamente a togliere dalla bocca degli spettatori. Qui è Tassotti che tenta la via del gol, ma la palla finisce fuori. Il Milan va in avanti ma non conclude, nonostante Blissett sia molto attivo. Evidentemente con il caldo l'inglese ritrova vigore. Nella ripresa il Milan cala vistosamente e l'Ascoli tenta con maggior determinazione. Va a segno Borghi, ma l'arbitro Lombardo, da preciso notaio, annulla per fallo su Piotti. Ancora Blissett sull'altro fronte, ma sbaglia però l'appuntamento con la palla. Reagisce l'Ascoli. Greco tenta da lontano e Piotti in tuffo si salva. Poi c'è l'ultimo tentativo di Tassotti. Il tiro, incredibile ma vero, va a segno, ma nessuno reclama e quindi il risultato non cambia, con buona pace dell'Ascoli e del Milan.